Ciao a tutti, oggi video unboxing della nuova collezione invernale di La Femme Professionnelle. Restate fino alla fine perché c'è un contest per voi e mi vedrete anche realizzare un set di unghie press-on ispirate alle ceramiche. La collezione si chiama Warm Cuddles ed è dedicata alla celebrazione per l'amore per i nostri amici animali. Si compone come sempre di 6 colori, uno dei quali è glitterato ed è possibile acquistarli sia in kit oppure separatamente. Scegliendo di acquistare questo kit inoltre aiuterete anche il canile di Fabriano. La scatolina con i gattini è troppo adorabile, ora ditemi quanti di voi sono dei gattari come me e stanno guardando questo video. Fatemelo sapere nei commenti, intanto io vi lascio alla stesura dei colori su Tip. Eccoli qui tutti insieme, ovviamente io li ho stesi già in due passate. Quelli che mi sono sembrati un po' più coprenti già dalla prima passata sono il fucsia e il rosa nude. Ma veniamo alle press on. Per realizzarle ho scelto questi 3 colori. Io ho già selezionato le tip in base alla mia misura che mi serve. L'H318 lo userò come colore di base e lo applico su tutte le tip, ovviamente in due passate. Una volta fatte entrambe le passate di colore, tolgo la dispersione e opacizzo leggermente perché andrò ad utilizzare gli acquerelli e per un risultato ottimale hanno bisogno di una superficie ruvida. Questo è il mio cofanetto di acquerelli che ho acquistato su Amazon, utilizzerò il pennello che è in dotazione e l'acquerello di colore nero. Mi preparo un bicchiere d'acqua e vado a preparare anche una miscela di acqua e nero, piuttosto diluita e liquida. A questo punto preparatevi a fare un gran macello sul vostro tavolo perché bisognerà picchiettare e sfregare le setole del pennello per creare degli schizzi sulle tip. Questa clip ve l'ho lasciata a velocità normale in modo tale che possiate vedere bene i movimenti che faccio nelle setole del pennello per appunto creare questi schizzi. Se per caso non vi piace il risultato, sarà sufficiente un pad imbevuto di acqua per cancellare quello che non vi piace. Continuo anche sulle altre tip e poi lascio asciugare perfettamente. Mi raccomando, questo è molto importante quando si lavora con gli acquerelli. Fateli asciugare benissimo. Qui vi faccio vedere che per pulire tutto il macello fatto prima è sufficiente un panno umido.
Ora applico un top lucido perché andrò a disegnare delle righe e se dovessi fare degli errori non andrei quindi poi a rovinare gli schizzi fatti prima. Con il fucsia e il blu vado a fare delle onde non troppo sottili e del tutto casuali. Le faccio su pollice, medio e anulare. Una volta ultimate le righe e applicato il top coat, questo è il risultato finale delle mie press on. Per applicarle ho poi utilizzato il biadesivo per unghie press on. Scrivetemi nei commenti quale colore della collezione vi è piaciuto di più, ma ora macchina fotografica alla mano perché se volete provare a vincere una delle novità di novembre e un buono sconto sul sito di Alias Cosmetics, dovete scattare una foto con il vostro animaletto. Vi lascio nell'info box il link al loro gruppo Facebook dove potete trovare il regolamento completo per partecipare. Vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i miei video a tema nails, un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!